buono, facile e veloce. La legatura della carne è importante per mantenere le carni ferme durante la cottura e poi può venirci d'aiuto se vogliamo aggiungere alla carne un mazzetto aromatico oppure se vogliamo fare la bardatura della carne, quindi ricoprirla con delle fette di lardo, di pancetta, quindi aiuta a mantenere tutto fermo. E allora vediamo come eseguirla. Innanzitutto procuriamoci dello spago da cucina. Per non tenervi dietro tutta la matassina, che chiaramente viene scomoda, più o meno tagliatene già una parte di filo di circa 6-7 volte la circonferenza del pezzo di carne. E allora facciamo in questo modo: innanzitutto avvolgiamo la carne con lo spago per la sua circonferenza e pratichiamo un primo nodo qui all'estremità, ben stretto, mi raccomando, perché la carne durante la cottura perde volume e quindi il nodo deve essere stretto, altrimenti perde la sua efficacia. Quindi rigiriamo la carne. Abbiamo lasciato, vedete, un pezzettino di circa 5-6 cm. Quindi adesso facciamo la stessa cosa per il lungo e pratichiamo un altro nodino qui, sempre nello stesso punto. E adesso, fatta questa prima operazione, semplicemente giro il pezzo di carne, prendo in mano la matassina e semplicemente inizio a girare lo spago tutto attorno, in maniera sempre stretta, facendo più o meno dei giri paralleli. E adesso ricongiungo qui con il pezzo di spago che avevo lasciato fuori. Ed ecco qui, adesso siamo pronti per passare alla cottura.